Nuova partita, nuova trasferta per Cuneo che domenica va in casa di Castellana Grotte. Max Prandi, come è arrivata questa partita? Che partita ti aspetti? Beh, arriviamo dopo un percorso di 6 partite di campionato, 3 vinte e 3 perse, quindi è un percorso difficile, quello che ho svolto finora, nel senso che è stato un avvio complicato per varie cose, tra infortuni e problematiche che stiamo cercando di risolvere con l'allenamento in palestra. Mi aspetto una partita difficilissima perché il campo di Castellana Grotte è un campo ostico, la squadra di Castellana Grotte è una squadra forte, preparata, che ha degli elementi esperti di ottima caratura. E quindi sarà una partita molto difficile per noi, ma come sempre ce la giocheremo al massimo. Il momento più critico può dirsi superato, ci sono stati degli infortuni, c'è una condizione che piano piano state cercando di ottenere tutti a buon livello. Come sta la squadra? Momenti durante una stagione sono molteplici, si passa da momenti belli a momenti brutti in un giorno, quindi la squadra si sta allenando, stiamo recuperando la miglior condizione di vari elementi possibili, la squadra c'è, speriamo che si alleni meglio possibile per poter arrivare preparata alla partita di domenica. Grande equilibrio in questo campionato, in questo girone. Che ruolo si può ritagliare? Che spazio si può ritagliare, Cuneo? Qualcuno sta cercando di fare più punti possibili contro tutte, dalla più forte alla più scarsa di questo campionato, premesso che, come hai detto tu, ci sono tante squadre di buon livello e lo stiamo tastando con mano e Cuneo deve cercare di vincere più partite possibili, di fare più punti possibili, sia in trasferta che in casa, per poi vedere dove saremo alla fine del girone d'andata e di conseguenza capire a che punto siamo. Si può dire che siamo ancora a inizio stagione, dunque ci sarà bisogno, di un po' di tempo ancora per, completare questo lavoro di affiatamento. A che punto siete? È possibile stilare una percentuale affiatamento di carattere tecnico oltre che umano? Possibile dare una percentuale, stiamo lavorando tutti i giorni in palestra per migliorarci sia fisicamente che tecnicamente, che come affiatamento di squadra. Certe squadre raggiungono prima un livello di gioco accettabile, certe squadre ci arrivano dopo, certe squadre non ci arrivano mai e quindi noi stiamo lottando per arrivare a commettere meno errori possibili e alzare il più possibile il nostro livello di gioco. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.